Io credo che per impostare correttamente la questione dei famosi presocratici, che è un'addizione in un certo senso scorretta, perché Socrate è l'ultimo dei presocratici, essendo Socrate, così come gli altri presocratici, al servizio diretto ideale della comunità della polis, no? Perciò, diciamo così, il passo giusto è vedere entrambi, seppur in punti così lontani dal Mediterraneo. L'uno a Efeso, Eraclito, e l'altro a Delea, Velia, Parmenide, come che hanno in comune il fatto di essere dei legislatori comunitari. Legislatori comunitari, i quali, non avendo un dio ebraico, un dio cristiano come punto di riferimento ontologico, metafisico, dovevano riferirsi direttamente alla natura e alla sua interpretazione come elemento analogico per comprendere la giustizia e le leggi della realtà. Nella manualistica corrente si sono visti come l'uno il rappresentante dell'essere, l'essere statico, immobile, Parmenide, e l'altro del divenire continuo, incessante, Eraclito. Ora, questa tradizione, questa interpretazione che dura da più di 2000 anni, non è chiaramente del tutto priva di fondatezza, però ci porta in un certo senso a dimenticare la comune base del loro pensiero, che era l'equilibrio della polis e l'equilibrio sociale giusto della diche, cioè della giustizia all'interno della polis. Personalmente, Parmenide, io il concetto di essere Parmenide, per quello che mi riguarda, lo interpreto come una metafora, come la metafora della permanenza, pertanto eterna, di una legislazione comunitaria pitagorica stabile, perché fondata su rapporti geometrici, diciamo così, estesi ai rapporti economici e sociali della polis, e pertanto l'essere di Parmenide, a mio avviso, non può che essere interpretato che come una metafora pitagorica di una legislazione comunitaria stabile, che appunto in quanto stabile ha come opposto il nulla, che è metafora della dissoluzione sociale, economica, politica e culturale della polis. In altre parole, l'essere è la stabilità della legislazione comunitaria pitagorica. Il nulla è la metafora della dissoluzione sociale, la stessa dissoluzione sociale che a mio avviso noi possiamo riscontrare nel concetto di apeiron, indeterminato, infinito, di Anassimandro. In caso contrario non potremmo mai capire come mai al concetto di aperon veniva legato insieme quello di pagare il fio, vicem disonai, e quello di phthora, corruzione. Se il concetto di aperon avesse voluto soltanto indicare una sorta di metafora cosmologica di un universo infinito di tipo brugnano, a questo punto sarebbe incomprensibile il fatto che questo concetto era legato insieme a un concetto giuridico-giudiziario, che è lo stesso, per esempio, presente nella Orestea di Eschilo. La cosmologia per i greci era una metafora della comunità, e questo per una ragione assolutamente semplice: i greci non erano ebrei. Ora, il fatto che i greci non fossero ebrei né cristiani apparentemente è una cosa conosciuta dallo studente delle scuole elementari, ma in realtà la sovrapposizione del monoteismo ebraico-cristiano alla cultura greca porta a confusioni incredibili. Per esempio, porta a confondere l'essere col Dio monoteistico ebraico-cristiano e la permanenza di questo essere con la permanenza delle leggi eterne che questo Dio creatore detta al mondo. Non bisogna dimenticare mai che per i greci la physis non è una natura naturata da Dio, che è una sorta di natura naturans, ma la physis, fio, deriva appunto da crescere, scorrere, cioè è un concetto autonomo. La physis è una specie di automovimento autonomo delle cose. Per cui il riferimento alla physis era in un certo senso l'unico riferimento metafisico, virgolette, di cui disponevano i greci classici. L'idea che Parmenide fosse una sorta di saggio senza tempo, che comunica una sorta di concetto estremamente astratto come quello di essere,
senza nessun rapporto con i rapporti sociali concreti della vita, è secondo me una costruzione posteriore. In parte passa attraverso Platone, non dimentichiamo mai che Platone utilizza Parmenide per discutere il rapporto fra l'uno e i molti, cioè lo utilizza già all'interno della sua particolare cosmologia e filosofia, no? Poi naturalmente con l'avvento del cristianesimo si perde completamente la capacità di comprendere il carattere profondamente comunitario e sociale di questi pensatori. Per esempio il fatto che Eraclito, lungi dall'essere un aristocratico, era un democratico, e il fatto che lui decise di passare gli ultimi tempi della sua vita nel tempio di Diana di Efeso, di Artemide, giocando con i bambini e così allontanandosi dai suoi concittadini, è probabilmente dovuto al fatto che i suoi concittadini avevano scelto una costruzione aristocratica più accettabile all'impero persiano, no? Perciò anche lì abbiamo, secondo me, un fraintendimento radicale. Questo fraintendimento radicale dei presocratici è dovuto, a mio parere, a un'operazione di destoricizzazione. Questa operazione di destoricizzazione comincia paradossalmente con Aristotele, cioè con la sua classificazione dei filosofi precedenti a lui delle quattro cause, che come sai sono materiale, formale, efficiente e finale. Però la classificazione che Aristotele compie nel primo libro della Metafisica era soltanto una classificazione, diciamo così, applicata al suo stesso pensiero. Siccome Aristotele privilegiava la quarta causa, la causa finale, sia per quello che riguarda la natura, nel passaggio dalla potenza all'atto e della materia alla forma, sia per quello che riguarda la società, che aveva come finalità il vivere bene, eusen, il quale era un vivere bene perché era correlato all'uomo come politikon zoon e come zoon logon echon, a questo punto Aristotele classifica i pensatori precedenti attraverso le cause. E come sai, la causa materiale sono l'acqua, l'aria, il fuoco, no? La causa formale è fondamentalmente Pitagora e Platone, no? La causa formale è il numero, gli dei numero, no? Ora, è noto che Aristotele polemizza con i numeri, con gli dei numeri, nel senso che nega il fatto che si possa fondare una polis alternativa sulla base di un calcolo numerico astratto di tipo geometrico. E secondo me ha anche ragione, da un punto di vista filosofico generale, no? Ora, a questo punto, questo ha portato a uno strano fraintendimento, cioè di vedere i primi filosofi semplicemente come ricercatori della causa materiale del mondo. Ora, è bensì vero che c'è l'acqua in Talete, l'aria in Assimene, così via, ma questa causa materiale era, a mio parere, soltanto il riflesso, il, diciamo così, il mezzo con cui questi pensatori si presentavano come credibili e autorevoli presso i loro concittadini, in quanto corretti interpreti della natura, e appunto in quanto corretti interpreti della natura anche legittimati a una legislazione comunitaria. A mio parere questa è la chiave per capire i presocratici. Questa chiave è completamente smarrita. È completamente smarrita sulla base di un lungo processo di destoricizzazione che oramai dura 2000 anni e che alcuni grandi pensatori hanno cercato di combattere. Per esempio Hegel, il quale ha fatto una storia della filosofia di carattere sensato e non come pura filastrocca di opinioni di idee. Però Hegel stesso non disponeva di un metodo, a mio parere necessario, di deduzione sociale delle categorie del pensiero, no? Che è venuto soltanto nel Novecento, anche se la sua prima formulazione, quella del tedesco Alfred Sonreiter, è largamente insufficiente.